abbandonarsi all'incerto che incute paura, inoltrarsi tra ombre cupe che rendono l'anima inquieta, addentrarsi tra pareti aspre scolpite dalla natura, madre che accoglie e scaccia, dove luci tenue e tremanti spingono un incontro con se stessi e Dio. La grotta dedicata all'Arcangelo Michele a Minervino Murge in Puglia è esperienza di fede e di curiosa energia trascendentale. È importante la grotta perché c'è tutto qui. C'è il fatto geologico, come c'è la storia anche della, potremmo dire, della formazione di un popolo. Il freddo sfiora corpi e anime che si radunano dinanzi al simulacro di chi sconfisse Satana. La bassa temperatura della cavità accompagna la visita in un luogo che annoda credenze cristiane e rimembranze pagane. Capitelli e altare segnano e parlano della storia della cavità carsica, in cui forme e colori sono stati creati da una mano diversa da quella dell'uomo, che qui giunse per ultimo, adattando le necessità di un simbolo biblico a uno spazio denso di parole non scritte, che solo il cuore che si consegna a Dio sa leggere. Alcuni documenti dicono che nella grotta c'era una statua. Non era la statua di San Michele, anche se la confondevano come statua di San Michele, era la statua probabilmente della Dea Minerva. Il vescovo fa cambiare la statua. L'immergersi, l'avvicinarsi al grembo della Madre Terra, da cui tutto ha origine, fa recedere il diavolo e allontana i timori. Qui la presenza dell'Arcangelo dona persuasione e magia a un luogo in cui trovano libertà animali dalle grandi ali e dallo sguardo minaccioso, come l'occhio di chi scaccia il male. La nostra Murge è un territorio che all'epoca veniva frequentato proprio per battute di caccia e si frequentava la falconeria. Quindi Federico II poi ci ha lasciato il trattato dove il De Arte Venandi Cum Avibus, dove tutt'oggi un buon falconiere, per essere falconiere devi detenere il trattato per poter attingere alle vere nozioni di falconeria. Respirare il freddo della grotta, sentire il ticchettio dell'acqua, vuol dire comprendere il paradigma della vita che nasce e muore. Il mistero del credo micaelico si racchiude e dilata verso un orizzonte di intima e fiducia protezione. Venite a Minervino a visitare questa grotta e non solo, perché scoprirete la bellezza e la magia della storia che passa e che continua. Il 24 settembre 1896 nasce a St. Paul, Minnesota, Francis Scott Fitzgerald, scrittore e sceneggiatore statunitense tra i personaggi più rappresentativi della cosiddetta età del jazz, autore di numerosi racconti e di romanzi di enorme successo, tra i quali Il grande Gatsby e Tenera è la notte. L'87enne Mikhail Gorbachev, ultimo segretario generale del Partito Comunista Sovietico e protagonista delle storiche riforme che contribuirono al tramonto dell'URSS, ha dato recentemente alle stampe un nuovo libro, Il mondo che sta cambiando. L'ex statista russo racconta l'esperienza della perestroica e delinea i profondi mutamenti mondiali originati da quelle vicende politiche. È una piccola rivoluzione quella che aprirà la stagione 2019-2020 del MET, il Metropolitan Opera House di New York. Per la prima volta nella loro storia, i musicisti del teatro d'opera più grande del mondo lavoreranno la domenica. Le mattinée domenicali serviranno per arginare il notevole calo di presenze del pubblico registrato in questi ultimi anni. E rimanendo in tema musicale, il cantautore americano Tom Waits ha realizzato una cover del canto popolare partigiano Bella Ciao, incidendone una personalissima versione per l'album prodotto dal suo chitarrista Mark Ribot, una raccolta di brani intitolata Songs of Resistance 1942-2018, che ha un dichiarato intento di protesta anti-Trump.